per il mio matrimonio che non arriverà mai. Meglio che non vi faccia vedere perché è bruttissima. Spacciughiamo tutto, facciamo un casino. Mi devo sposare con chi non si sa, ma oggi ho deciso che ci sposiamo. Chissà quante persone verranno a baciarmi al mio matrimonio. Se lo faccio io per capirci, le mie fanno un salto mortale all'indietro. Anche perché poi vi faccio vedere un trick e rimanete con me. Quindi dissezionate un fazzoletto. E allora, buongiornissimo o buonaserissima a tutti voi, cari e care. Sono certa che vi piacerà un sacco, cari e care. Infatti, prima della sigla, vi dico subito che cosa andremo a fare. Ovvero andrò a realizzare così di bianco vestita un make-up bridal, quindi un trucco sposa con tutte le tecniche pro aggiornate 2024 e utilizzando solo il mio kit professionale d'accademia. Siete pronti? Rimanete con me. Oggi ho portato con me quindi il kit professionale che viene dato agli allievi da parte della MBA Making Beauty Academy. La valigetta l'ho acquistata io e non fa parte dell'oggettistica che viene data dall'Accademia. Io per comodità, avendo una vita itinerante, ho comprato questa valigetta che è molto molto comoda, il cui link vi lascio qui sotto in info box nel caso vi potesse interessare. Io mi ci trovo molto bene, ma la metto giù perché è pesantissima. Oggi andiamo a realizzare un make-up bridal con tutti quanti i prodotti del kit. Certo è che se c'è qualcosina che a me piace particolarmente e che autonomamente ho voluto inserire nel kit, anche in accademia io dico sempre: ragazzi, io mi trovo bene con questo prodotto, non serve, non è obbligatorio che voi lo compriate, però insomma, se io mi ci trovo bene, ne parlo volentieri. Vi renderò quindi chiarissima la provenienza di ogni prodotto durante il corso del video e io vi ricordo, se volete studiare con me, vi lascio i link qui sotto. Ricominciamo a marzo su Milano e in autunno 2024, nello specifico da ottobre, su Padova e Torino. E il kit professionale è facoltativo. Questa è una scelta secondo me molto bella, elastica dell'Accademia perché permette a persone che magari sono appassionate e che hanno già tantissimi prodotti di accordarsi con me in merito a quello che devono portare, e appunto non è obbligatorio l'acquisto del kit, che comunque, se lo volete prendere, è assolutamente super super consigliato perché ci sono dei prodotti professionali che io utilizzo da un decennio a questa parte e che sono davvero fantastici. Ma io direi di partire subito, cari e care, e ho intenzione di realizzare un make-up freddo. Vi do già questo spoiler perché ultimamente sono super in fissa con le nuance fredde e non mi sembra di aver mai realizzato un bridal makeup sulle tonalità fredde qui sul tubo e quindi l'ho ritenuto interessante. Partiamo. Vado subito a prendere il primo prodottino. Ciò che andrò a fare in questo video è proprio utilizzare tutte le tecniche professionali che utilizziamo in accademia. Voi direte: aiuto, ma quindi ci sveli tutti i trucchi in accademia, perché dovremmo iscriverci ad un corso? Ecco, quando poi assieme agli allievi realizziamo un make-up bridal, loro avranno l'opportunità di fare step by step assieme a me. Quindi io andrò a correggerli, andrò a consigliare, andrò a migliorare magari una sfumatura e sicuramente il corso Beauty and Bridal, oltre ad essere certificato, per il settore EA37 formazione, è anche ricco di pomeriggi e ore di pratica assieme. Quindi sicuramente appunto non c'è assolutamente paragone sul guardare un video, che spero comunque che guarderete fino alla fine, e partecipare ad un corso anche molto pratico. Comincio con dell'acqua micellare e non salto mai questo step, anche se la persona, se il cliente viene struccato o struccata, perché comunque vado a togliere, diciamo, le tossine e lo strato di grasso, se così vogliamo chiamarlo, di film idrolipidico che si è creato durante il giorno. Ora io vi leggo nella mente, mi direte: l'acqua micellare va risciacquata, avreste anche ragione, ma ci sono diverse scuole di pensiero in merito, perché vi assicuro che a livello professionale, anche durante le sfilate, non tutti abbiamo il tempo di sciacquare il viso delle modelle. Potete proprio leggere qui dietro che scrivono che non necessita di risciacquo. Quindi, se le utilizzate a casa, risciacquate pure. Chi
è sul lavoro, se riesce, altrimenti non muore nessuno, ve l'assicuro. Pregate che io sia sempre single, così rimango qui con voi, faccio tutti i video, sempre un sacco di tempo. Vado a prendere il Carmex, che è un lip balm che utilizziamo molto appunto sul lavoro. Tavolozza, questa qui è immancabile. Tutti i prodotti, per questioni igieniche, noi li preleviamo sulla tavolozza, quindi non andiamo assolutamente ad applicare un prodotto direttamente su una persona. Con il pennellino di Mesauda L01, e per quanto riguarda i pennelli, nel kit abbiamo tutti i pennelli Mesauda, che sono veramente veramente ottimi, soprattutto questi ultimi con le parti in metallo, molto molto durevoli. Poi durante il corso naturalmente andiamo ad approfondire come pulire i pennelli alla perfezione sia a casa che tra un cliente e l'altro. Successivamente, questo lo dico spessissimo, io amo moltissimo lo step dell'applicazione tonico. Io mi trovo davvero molto bene con il brand Kiehl's e l'Ultra Facial Toner. Per far entrare il maggior numero di prodottini in quella valigetta che vi ho mostrato, io vi consiglio appunto o di acquistare le mini size oppure di travasare tutti i prodottini in vasetti piccoli. Procedo adesso con un contorno occhi e io utilizzo il MAC Fast Response, davvero ottimo perché è in gel. Prediligiamo assolutamente formulazioni leggere, ancora meglio se in gel, perché si sposano con la maggior parte degli incarnati. Per l'applicazione del contorno occhi ho utilizzato il Mesauda F09, che è un pennello a setole piatte. Procedo con un siero e questo qui è il MAC Hyper Real Serumizer. Vi sconsiglio di utilizzare maschere viso troppo ricche, perché l'obiettivo è quello di mantenere la pelle idratata e basta. Ciò che vado a fare è mettere il siero sulla tavolozza e successivamente andarlo ad applicare con il Mesauda F06. Questo siero è davvero fantastico anche a livello professionale perché permette di idratare, come dicevamo precedentemente, senza appesantire. Perché se utilizzate delle creme davvero troppo pesanti, potrebbero fare i pallini sotto il fondotinta. Sono le richioba del futuro e vi volevo assolutamente consigliare comunque un prodottino che mi sono dimenticata di dirvi prima, ma che ho sempre presente nel set. È un po' costosello, infatti è l'Elemis SOS Emergency Cream e questa qui è una crema sempre sotto forma di gel, perfetta per pelli che hanno particolarmente bisogno di essere idratate a livello urto, in quanto idrata davvero molto bene, ma nel contempo si assorbe e non rimane lì in superficie creando uno strato grasso. Mi occupo adesso delle sopracciglia e vado a prendere queste due matite in micromina di Makeup Forever, una bionda e una bruna. Vi starete chiedendo, e quindi le rosse? Le rosse, se le vogliamo proprio fare pel di carota, le sopracciglia, poi ci andiamo sopra anche con gli ombretti color terra bruciata. Nel kit professionale avrete anche due piumini, uno più grande e uno più piccolino, che non servono solo per la cipria ma soprattutto per lavorare in questo modo. Comincio realizzando appunto un disegno classico con la bionda. Sto cercando di enfatizzare per bene questa parte sottostante, è questa che conferisce ordine alle sopracciglia. E successivamente con la medium brown vado a rendere un po' più scura la parte finale, quindi la codina. Sfumo un pochettino l'attaccatura, che deve sempre risultare decisamente non netta, altrimenti il risultato è bruttino. Passo il brow set di MAC, che è appunto il gel fissante, non ad effetto sub brows ma ad effetto classico, e voilà. Andando avanti, cari e cari, il prossimo step è correttori. Nel kit accademico abbiamo tre correttori liquidi. Non vi preoccupate per la dark skin, perché vi mostro adesso una palette che va a coprire tutti gli incarnati. Noi nel kit abbiamo anche una palettina di correttori MAC che va appunto a coprire anche incarnati un po' più scuri, e oltre a quella abbiamo anche l'HD Skin di Makeup Forever, che è una palette di fondotinta barra correttori, perché si possono utilizzare un pochino in maniera versatile. Ecco, questa qui che vi apro è quella nuova, naturalmente io ho quella vecchia che è meglio che non vi faccia vedere. Come potete notare, ci sono davvero tante cialdine, a partire dagli scurissimi, freddi, più caldi. Ciò che io solitamente vado a fare è prelevare i tre correttori liquidi per poi andare ad utilizzarli un pochettino, diciamo, a sentimento. Per esempio la nuance un po' più peschina
la vado ad applicare sulla parte più scura dell'occhiaia e poi vado con le nuance più chiare ad illuminare. I makeup artist e gli allievi devono assolutamente imparare a mescolare, perché noi spacciughiamo tutto, facciamo un casino. Comunque, prendo la spugnetta, queste spugnettine angolate, oltre a poterle lavare in lavatrice, come vi dico spessissimo, sono anche fantastiche perché hanno questa squadratura che vi permette poi di pulire anche il makeup successivamente. Io comincio sempre dalla parte più esterna, quindi dalla parte chiara, dalla nuance chiara, che vado poi a sfumare assieme a quella un po' più scura e peschina correttiva. Il trucco sposa deve essere assieme sia un trucco fotografico che un trucco, deve piacere anche dal vivo e deve essere anche a lunga tenuta, quindi non possiamo dimenticarci di nessuna di queste tre nature del makeup sposa. Quindi, ad esempio, per capirci, se noi dobbiamo coprire un'occhiaia molto molto pesante, bisogna poi spiegare alla cliente che se utilizziamo dei prodotti troppo pastosi, quel giorno lì è un giorno troppo importante per prendersi tale rischio, nel senso che sicuramente farà espressioni, proverà molte emozioni, quindi riderà, parlerà con le persone. Quindi ecco, prodotti di concezione elastica e a lunga tenuta, vi assicuro che sono assolutamente la scelta più professionale che possiate fare. E questi sono davvero ottimi. Lo stesso concetto lo andiamo ad applicare per i fondotinta. Mi devo sposare con chi non si sa, ma oggi ho deciso che ci sposiamo e vado appunto con il Makeup Forever, il Reboot. Questo è un ottimo fondotinta idratante, appunto universale. Io so già di che shade sono e sono quella più chiara, ma va. E possiamo scegliere di applicarlo o con il pennello piatto oppure con la spugnettina. Io faccio un po' tutti e due. Parliamo del fondotinta per le spose, che sono certa vi interessi. Che fondotinta scegliere? Scegliamo un fondotinta con SPF, ve lo sconsiglio, perché la protezione solare fa flashback con le fotografie. Però ecco, il fatto che ci siano corsi come i nostri, c'è un motivo, nel senso, i miei allievi si spaccano tutti i sabati pomeriggi facendo ore su ore di pratica. C'è un motivo del perché un truccatore vi farà un makeup che vi durerà di più, che risulterà più bello in fotografia, perché noi studiamo proprio per farvi felici. Eccoci qua, detto questo, un bel fondotinta idratante universale senza troppe cose strane al suo interno che fa felici chiunque. Mi sento anche di consigliarvi, sempre di Muffe, l'HD Skin, anche lui è davvero ottimo, molto sottile ed elastico. Noi nel kit abbiamo Reboot perché appunto è bello idratante, quindi rimane bello, bello tutto il giorno. Ciò che vi consiglio appunto è puntare su un fondotinta di concezione professionale. Ultimo consiglio in merito al fondotinta, cari e care, non tiratelo sul collo, perché se il colore è il vostro, sarà perfettamente coerente con il collo, e truccare il collo è sempre molto rischioso, soprattutto se siete vestiti di bianco. Con la nostra bella base idratante ma duratura, andiamo a fissare il tutto con la cipria. Questa qui è la Super Matte Loose Powder di Makeup Forever, assolutamente ottima e naturalmente traslucida. Dopo averla prelevata sul tappo, procediamo con il tamponare sulle zone più importanti da fissare del volto. Vi consiglio assolutamente di settarlo. Chissà quante persone verranno a baciarmi al mio matrimonio. Importantissima tip: andate soprattutto ai lati del volto, perché sebbene non abbiamo messo fondotinta sul collo, comunque tirare un pochettino di cipria anche sul collo vi permette di far sì che il vostro makeup praticamente poi risulti no transfer. Siamo approdati ad un momento che so che vi piace tantissimo, e queste qui sono le palettine occhi che andrò appunto a mostrarvi. Quindi vi faccio vedere prima quella calda, che è la Connecting Color di MAC in Future Flame. Già il packaging esterno è bellissimo, davvero. Ci sono sia matte che shimmer.
shimmer molto luminescenti. Dato che abbiamo detto che nel caso dovessi sposarmi in questo periodo, perché dipende da quando la mia anima gemella vorrà apparire a me, si paleserà, dipende anche dal periodo coloristico in cui mi prenderà. Quindi se arriva quest'anno sicuramente ci trucchiamo di freddo, ho deciso. Quindi questa qui è la palette fredda ed è la Connecting Color in Unfiltered Nudes. Queste sono le colorazioni e sono fantasmagoriche. Concedetemi di utilizzare la Art Library di MAC in Nude Model perché la conosco maggiormente e faceva parte del kit precedente. Il primer occhi è un argomento un po' controverso perché a me per esempio non fa impazzire, nel senso che preferisco mettere un correttore e a me gli ombretti non fanno le bizze. Chiacchierando con appunto i miei allievi durante questi anni, alcuni di loro mi hanno confessato di avere la palpebra che si lucida durante il giorno. Ecco perché in tal senso potreste utilizzare un primer un po' più secchino, fra virgolette, come per esempio l'Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, famosissimo, sebbene non so dove sia finito il brand Urban Decay, che a me piaceva un sacco. Vi consiglio anche il primer Fix di Chaos di Mulac, perché sono abbastanza simili. Queste qui non sono tutte le matite presenti nel set, perché io ho voluto acquistarne delle altre. Le colorazioni inoltre sono davvero bellissime, in quanto ci sono molti colori desaturati, particolari, molto eleganti, non troppo chiassosi, quindi davvero perfetti per la realizzazione dei nostri make-up bridal, ma anche correttivi e abbellimento caratteristici del mio corso. Sono davvero fantastiche, cari e care, per imparare a lavorare, ma comunque si possono continuare ad utilizzare anche a livello professionale. Io mi ci trovo benissimo da anni, sono da anni presenti nel kit e sono pazzesche perché si sfumano con grande facilità, quindi permettono ai principianti di riuscire tranquillamente ad imparare a fare le sfumature, ma oltre a ciò successivamente poi rimangono anche molto bene sotto l'ombretto senza spostarsi o andarsene chissà dove. Ciò che sono andata a realizzare, cari e care, è stato praticamente una semibordatura, ma questo sarà semplicemente lo scheletro del mio make-up, come vi dicevo, perché grazie alla Pencil Technique andiamo praticamente a realizzare la base del nostro make-up. Sopra questo io ho un pochino un'idea di che cosa voglio fare. L'ho sfumata con il Mesauda E05, pennello a penna presente nel kit. Anticipo che vi sto facendo vedere una delle tecniche per il make-up bridal o comunque per il trucco occhi. Questa è quella che farei io se mi dovessi sposare. Sempre con la matita ora vado a realizzare una V. Vado verso l'interno, non serve essere precisissimi perché come sempre sfumeremo il tutto, sempre con il pennello a penna. E adesso comincio un pochettino a prendere anche un ombretto, quindi vado per esempio con questo nocciola e comincio a sfumarlo assieme alla matita. Vado a prelevare questo marrone della palettina, che però è un marrone scuro, e pian pianino vado sopra questa sfumatura realizzata, però ci vado veramente piano con un pennellino di precisione. Vado anche un po' qui sull'attaccatura delle ciglia e ora con un pennellino da sfumatura vado a fare un mix tra questo grigio e il nocciola. Sfumo per bene tutti i contorni del make-up. Questa tecnica a matita ci permette proprio di avere le zone più scure localizzate dove le vogliamo noi. C'è questo ombretto qui di questa palette fredda che è bellissimo e che io vado ad applicare dentro lo scheletro della sfumatura realizzata. Guardate com'è bello. E adesso vado anche con questo panna shimmer a creare il punto luce qui all'interno dell'occhio. Non tutti abbiamo questa parte del dotto lacrimale piallata, nemmeno io, quindi soprattutto se stiamo facendo delle spose over 30, per rimanere larga, è meglio fare il punto luce con uno shimmer, non un glitter o un metallizzato che andrebbero ad enfatizzare le pieghettine. Fidatevi che soprattutto in fotografia è molto più bello così. Fatto ciò, cari e care, adesso vado ad applicare il mascara rigorosamente con uno scovolino in silicone monouso, invece di inserirlo
vi consiglio di fare così, quindi appunto di andare a prelevare dallo scovolino del mascara stesso, che naturalmente non è mai stato usato su nessuno. Ah, io non ho piegato le ciglia perché le ho già curve di mio, ma in un kit professionale non deve assolutamente mancare un piegaciglia, che è lo step necessario prima del mascara se non ci sono le ciglia già curve. Se lo faccio io, per capirci, le mie fanno un salto mortale all'indietro. A livello di mascara, cari e care, io vi consiglio di applicarlo più verso l'esterno nel caso aveste un viso più lungo che tondeggiante. Se invece avete un viso che si sviluppa maggiormente in orizzontale, allora vi consiglio di mettere il mascara più a ventaglio. Sì, c'è il mascara di Make Up For Ever nel kit, ma io ho utilizzato il mio preferito su me stessa. Quindi One Coat Wow You The Beauty, lo adoro. Allora, fatto ciò, nel kit naturalmente non possono mancare i ciuffetti di ciglia finte che noi abbiamo di Grimace e sono davvero pazzesche. Infatti le voglio tenere perché queste sono quasi finite, ma vi dico che ce ne sono altre che ho comprato che adoro e che vi voglio mostrare perché sono facilmente acquistabili su Amazon e sono pazzesche. Ve le faccio vedere meglio. Sono appunto questi ciuffettini piuttosto folti, come potete notare. La bandina è quasi invisibile e sono bellissime indossate. Ci sono sia quelle più corte che quelle più lunghe. Perché io vi consiglio di utilizzare i ciuffetti a livello pro, sono meno visibili rispetto alle ciglia in banda. Se ne perdono uno, non si vede se perdono e se si stacca la banda, perché magari la sposa piange, è un problema maggiore. E i ciuffetti inoltre risultano molto molto eleganti. Se non c'è una persona che ha l'occhio come noi, con uno sguardo attento non si accorge che avete appunto le ciglia finte. Anche perché poi vi faccio vedere un trick, rimanete con me. Anzitutto prendere la colla e applicarla sulla tavolozza, perché in questo modo lei si andrà praticamente a rapprendere un pochettino già da sola e non dovete aspettare troppo. Adesso andiamo a prelevare le ciglia e comincio applicando dall'esterno. Continuo così, naturalmente ne posso mettere a piacimento, ma vi consiglio di partire dall'esterno e poi andare verso l'interno. Io non supererò la metà dell'occhio perché preferisco lo sguardo a butterfly. Mentre lasciamo i ciuffetti di ciglia finte asciugarsi, quindi se avete robe strane dobbiamo ancora fare dei lavoretti qui sopra, vado con l'F05 di Mesauda angolato a prelevare dalla mia cialdina di contour presente nel kit. E vado a fare contour e blushing assolutamente in polvere, perché così sono a lunga tenuta, tecnico, quindi appunto freddo grigiastro, e vi assicuro che è il migliore per le fotografie, ma anche dal vivo. Un po' di contour naso. Sulla fronte a pennello scarico semplicemente vado a sfumare tutta l'attaccatura dei capelli. Naturalmente si può un pochettino esagerare se vogliamo con il contour, perché tanto è in polvere, che vi rende più tridimensionali, che vi alza lo zigomo, ma nel contempo vi fissa anche la base. E vado a prelevare il blush, quindi questa cialdina qui, che vado ad applicare a cavallo del contour. Vedete che bello, in fotografia è molto importante questa tridimensionalità e udite udite, con degli ombretti opachi potete andare a creare l'illuminante. Quindi se volete potete prendere un opaco e basta, che non deve essere proprio bianco gesso, ma un pochettino nude, vedete? Oppure lo potete anche mescolare con un ombretto shimmer, a vostra scelta. Io vi dico che con l'F07, sempre presente nel kit, l'illuminante opaco risulta bellissimo in fotografia, proprio perché non sembrerà che voi abbiate un illuminante, ma sembrerà proprio il vostro zigomo ad essere più alto. Ecco, io vi consiglio di evitare i glitterozzi, perché in fotografia, soprattutto se siete in chiesa con i flash, sono controproducenti. Sempre con questo ombrettino, per esempio, posso andare anche qui sotto. Eccoci approdati ad uno dei trick più fighi, secondo me, per il makeup bridal, ovvero l'eyeliner sopra i ciuffetti di ciglia finte, così da camuffare anche un pochettino la differenza. Allora, noi abbiamo nel kit questo qui di Kryolan acquerellabile, quindi si utilizza in questo modo. Con un'acqua micellare o quello che volete andate a bagnare il pennellino e dopo aver creato la vostra pastina io vado a creare un eyeliner, ma super sottile, e che poi volendo posso anche sfumare per camuffare l'attaccatura dei ciuffetti, perché volendo io posso anche evitare di fare la codina, ma volendo si può anche fare. Ma oltre all'obiettivo che vi ho
svelato, in realtà questa cosa serve anche per donare proprio definizione allo sguardo. Voilà, vedete che la differenza tra un occhio e l'altro è decisamente molto molto più bella e definita. Siamo quasi giunti al termine, cari e care, ma mancano le labbra. La matita è sempre Make Up For Ever. Le sue colorazioni si possono infatti utilizzare sia per occhi che per labbra. Allora, vi sconsiglio di rimanere troppo leggeri sulle spose, in quanto delle labbra troppo leggere in fotografia risultano un po' tristi, un po' smorte, ma anche voi risultate un pochino gnegne. Quindi, sicuramente anche nel caso voleste scegliere dei nude o dei rosati, comunque procedete con delle colorazioni mediamente incisive. Anch'io dovrò intrattenere i miei 2000 invitati, perché farò un matrimonio sicuramente molto molto intimo e poco chiassoso. Tutti i dettagli delle colorazioni che ho utilizzato in questo video li trovate in info box con i link se li trovo per l'acquisto. Specifico se li trovo perché molti di questi prodotti sono appunto facenti parte del kit accademico e alle volte non si trovano disponibili per il pubblico. Come per esempio non so se troverete questa palettina di Make Up For Ever di rossetti. Io adesso vado a prelevare questo rosa, e le palettine sono appunto super pro perché permettono di prelevare i colori e anche di mescolarli tra di loro. Pennellino di Mesauda, faccio il passaggio sulla tavolozza as always, e vedete che questo mauve che ho scelto è comunque piuttosto presente, non è chiarissimo. Voilà, la scelta secondo me è azzeccata, fatemi sapere se vi piace, bellissimo. Ma non è finita qui, cari e care. Ecco a voi una delle tecniche pro, super pro, che sicuramente avrete già visto, secondo me, ma la ripassiamo. Prendete una sola velina, quindi dissezionate un fazzoletto, riprendete la vostra cipria, pennello da cipria. E adesso non posso parlare, ma guardate cosa faccio. Cos'è cambiato? È cambiato che il rossetto che avevo applicato è diventato un po' più matte, prima era molto più cremoso e luminescente, se vi ricordate. Qualsiasi rossetto voi sceglierete di applicare cremoso, lo potete in questo modo rendere soft matte, quindi leggermente più opaco, sicuramente più a lunga tenuta. Matita di Make Up For Ever, cari e care, numero 100, la Crayon Anti-Cern. Questa qui la vado ad applicare nell'interno dell'occhio, perché l'occhio risulta molto più aperto. Anche questo è un ottimo step bridal. Ora vi chiederete, ma lo spray fissante finale non è necessario? Qualcosa che potete utilizzare in più come vezzo. Per esempio a me piace moltissimo l'Airbrush Flawless Setting Spray di Charlotte Tilbury, ma vi assicuro che dopo aver realizzato tutti questi step, quindi con tutte queste tecniche pro che vi ho illustrato in questo video, il makeup non si sposterà. A me piace questo prodottino per il semplice fatto che ha un ottimo profumo, quindi piace moltissimo anche ad allievi e clienti. Quindi, cari e care, anche questo video è terminato. Una cosa ci tengo a dirla, c'è un motivo se noi makeup artist chiediamo quello che chiediamo per un makeup bridal. Se una persona vi propone un makeup sposa a 50 euro, cari e care, non penso che vi proporrà delle tecniche di questo tipo che richiedono del tempo, e soprattutto non credo che utilizzerà prodotti a livello di quelli che vi ho fatto vedere, proprio perché 50 euro non coprono nemmeno le spese prodotto. Ecco perché noi professionisti abbiamo assolutamente il dovere di comunicare queste cose, soprattutto di condividere per quale motivo il nostro lavoro ha un costo. Se vi è piaciuto questo makeup e questo video, cari e care, io comunque vi ricordo che ho scritto Vi svelo il trucco, edito Gribaudo, che trovate in tutte le librerie e su Amazon. È un bel manuale professionale di makeup ed è il libro di testo che usiamo durante i miei corsi in MBA Making Beauty Academy. Sappiate che è strapieno di fotografie e tutorial passo passo. Ve lo lascio comunque anche qui in info box. Cari e care, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye.